24 pezzi d'artiglieria, 5 sono da 6 libre come questo. In paese succede qualcosa! Le signore vadano al riparo, prego! Gli uomini ai posti di combattimento! Los documentos. Los documentos. Teniente, cumpla con sus órdenes. Sí, señor. Dal quartier generale del generalissimo Antonio López de Santana, comandante assoluto del Messico, al comandante ribelle che dice di comandare i ribelli che occupano la missione. Vi rendo noto che la provincia del Messico, detta Texas, si è dimostrata attivamente e proditoriamente ribelle al governo del generalissimo Santana. Il generalissimo, nella sua clemenza, emana il seguente ordine. Tutti coloro che occupano la missione partano immediatamente, lasciando armi e munizioni sul posto. Se quest'ordine non verrà eseguito subito, il generalissimo espugnerà la missione con la forza e non verrà dato quartiere. Firmato. Columna alla derecha! Marsch! Devi! Santana! Il gran capo in persona! Andiamo! Le donne al riparo! Gli uomini ai loro posti! Hanno la divisa più elegante che abbia mai visto. Non è la divisa che fa il combattente. Però 2 anni fa hanno soffocato una rivolta. Conoscono il mestiere. Il generalissimo Santana è appena arrivato con il grosso del suo esercito e solo ora è stato informato che ci sono donne e bambini nella missione. Il generalissimo porge le sue scuse alle signore e vi informa che le sue forze non hanno mai attaccato una posizione senza dare al nemico la possibilità di evacuare donne e bambini. In conformità, avete un'ora di tempo per evacuare tutti i non combattenti, cui saranno forniti i mezzi di trasporto per la destinazione che essi stessi sceglieranno. Firmato Antonio López de Santana, dittatore del Messico. La risposta? Ringraziamo il generale per la sua cortesia. Evacueremo i non combattenti.